andare. Le luci? Vabbè, adesso non ti serve, accendi forse il taxi, ma non. Sei sul Cesnino, c'è una luce sola, taxi e atterraggio prima, quindi non si accendono mai. Allora, si comincia a muovere, queste qui è vero, ci sono nella checklist, ma sono quattro, sono normalmente imparate a memoria. Allora, la prima prova che si fa sono i freni, quindi cominciate a muovere l'aeroplano e schiacciate entrambi i freni. Break check, se avete l'istruttore a fianco, anche lui farà la prova dei freni, break check ok. Perché? Perché è meglio testare i freni appena partiti piuttosto che accorgersi dopo che sono rotti, ok? Poi, durante il rullaggio, controllo dei serbatoi, non è obbligatorio, è a discrezione anche questo del PIC. Mentre rullate verso la pista, spostate il rubinetto prima sul sinistro, poi sul destro e verificate che non ci siano cali di giri sul motore. Poi, molto importante questo, controlli di volo provare, quindi mentre state andando verso la pista, controllate muovendo il volantino che i controlli siano liberi, o meglio, un errore che si commette molto spesso, capita spesso, che tu regoli la tua seduta in modo da avere il volantino comodo, però poi devi comunque avere in mente che lo devi tirare a te, lo devi muovere, magari tu sei comodo, però magari giù il volantino ti sbatte contro la gamba e non hai tutto il movimento, per cui anche in questo caso è come i freni, meglio scoprirlo prima piuttosto che dopo in volo. Quindi comandi di volo provare. Molto importante anche quest'ultimo controllo, gli strumenti giroscopici. Allora, che controllo possiamo fare noi sugli strumenti giroscopici mentre facciamo questo? Lo vediamo subito. Adesso arriviamo verso questa curva, diamo piede per girare e dobbiamo verificare che cosa? Che il velospandometro indichi una virata verso destra, che la pallina vada a sinistra e che l'orizzonte sia stabile e non precessioni. Quindi che l'orizzonte non indichi un movimento spalsato, cioè non si muova facendo questa cosa, perché non è competenza sua indicarmi un movimento di imbardata. Mentre invece questo me lo devi indicare. Per cui adesso abbiamo fatto una virata, scusatemi, abbiamo girato sulla curva a destra, l'ala è andata a destra, la pallina è andata a sinistra. Qui adesso siamo fortunati perché abbiamo sia curve a destra che a sinistra prima di arrivare in pista, per cui controlliamo entrambe le cose. L'altra cosa che controlliamo oltre all'orizzonte artificiale è il ripetitore girodirezionale. Il ripetitore girodirezionale ovviamente quando andiamo verso destra avrà dei numeri in aumento, quando andiamo verso sinistra i numeri saranno in diminuzione. Ok? Quindi questi sono i controlli sugli strumenti giroscopici. Controlli di rullaggio completati. Adesso ci si ferma dove? Ci si ferma al punto attesa.